Buongiorno ragazzi e ragazze, per la prima volta, oddio, mi sono appena svegliata, mi sono messa il collirio negli occhi perché non ho dormito benissimo. Comunque per la prima volta sto registrando con la nuova videocamera che ho comprato proprio per i vlog, quindi ditemi com'è, fatemi sapere, sono troppo curiosa, mi sembra a posto tutto quanto, mi sembra una buona qualità, però assolutamente fatemi sapere voi. Siamo nella casa di famiglia di Tomasz in campagna, qui abbiamo la piscina, ci sono anche dei nostri amici, siamo proprio appena svegliati, io non vedevo l'ora di mettermi a filmare per vedere come questa videocamera. Adesso vado giù, prepariamo la colazione e sì, niente, fatemi sapere com'è la qualità, che sono curiosa. Questa è la nostra colazioncina, abbiamo latte, rigorosamente, questo è sloveno tra l'altro, non si capirà niente, però è senza lattosio, poi mitico yogurt greco, anche questo abbiamo trovato in Slovenia di un marchio non ben definito, però vedremo com'è. E poi abbiamo preso queste, invece sono definite, le conosciamo, le brioche misura alla marmellata. Qui c'è Tomasz. Ciao pupetto, no. Che si mangia i cornflakes. Poi abbiamo preso le Kinder Brioche, queste sono le candeline che avevamo ieri sera. Oro Saiba, fibra attiva. E la vista sulla piscina, che non si vede, è coperta in realtà. Ma si sta benissimo, fa già caldissimo. Che ore sono? Non lo so, comunque presto. Le 10:30. Le 10:30, grazie. Qui c'è una pace, una tranquillità bellissima. Tomasz è andato a sistemare i cani e qui siamo, e qui c'è la piscina, adesso la apriamo, l'abbiamo coperta in modo che l'acqua rimanesse un po' più calda, però è piovuto stanotte quindi è ancora freschetta. Infatti che bellezza, eccoli qua i coraggiosi, bravi ragazzi. Io non sono così coraggiosa, adesso mi tufferò anch'io. Abbiamo aperto la piscina. Allora com'è sta acqua? È freschetta. Vuol dire gelida. No, no, ma lei non fa testo perché è siciliana, da loro l'acqua è più calda. Adesso mi tuffo anch'io. Finalmente posso vedermi quando filmo. Non mi sembra vero, forse era meglio non vedermi. Sono bianca cadaverica. Alla fine mi sono fatta il bagno, non era così grave. Tomasz legge il giornale. Si vede che oggi è sabato. Dai, adesso non lo fai più. Prima era peggio. Bravissimo, bravo pupetto, bravo. Io prima ci ho messo 2 ore a tuffarmi. Se non fosse arrivata una vespa non mi sarei mai tuffata. Mi sono tuffata bravo per... Bravo il petto, bravo il petto. Pupetto! Lui non ha ancora capito. Tomasz sta salvando tutte le vespe con le mani, le prende così con le mani, non ha nemmeno paura che lo pungano, io non lo so. Pronta la nostra pasta, come si chiama? Pasta, penne, panna e prosciutto. un attimo di incertezza. Ricetta palermitana, doc qua. Buon appetito ragazzi, buon appetito. Grazie altrettanto. Sta arrivando anche Tomasz finalmente. Buon appetito pupetto, noi iniziamo, tu sei scomparso. Buon appetito. Buon appetito. Tanto. Buon appetito. Buon appetito. Aspetta il grano, aspetta. Ah, scusa, scusami. Non avevo intuito. Questo è il top. Ah, ok. Guardalo, adesso si mette tutto il grano che c'è. Lasciano un po' per me. E siccome non ho fatto in tempo, perché tutti ci siamo sgraffignati e abbiamo finito tutti il tiramisquick, dobbiamo spiegare ai nostri amici a casa che cos'è il tiramisquick, che Valentina ci prepara sempre ed è la cosa più buona al mondo. Allora, Tomasz spiega. Allora, spiego subito. Intanto, tiramisquicks. Ah, scusaci. Ma ci spieghi come mai tiramisquick e non tiramisù? Perché il nostro tiramisquicks sì. non ha caffè. Sì. E non ha liquore dentro nel mio tiramisù. Ok. Ma c'è solo il cacao. Nesquik. Tori? Quindi? Tori, parlo in sloveno benissimo. Nesquik. Tori, tiramisquik. Tiramisquik. Benissimo. È il dolce, uno dei dolci più buoni che ho mangiato. Vero? Ed è questo. E Tomasz è l'unico che ancora ne ha nel piatto perché. Veramente non ci sta più niente, non abbiamo fatto in tempo e poi ci siamo ricordati, mi sono ricordato, no, non ho filmato il tiramisquick,
Però Tomas non è che lui mangia piano e l'ha lasciato. In realtà prima ha ripulito tutta la teglia che è qua. Diciamoci la verità, che poi sembra che noi finiamo tutto in fretta, lui invece no, molto elegantemente. E poi ha iniziato a mangiarsi anche il suo pezzo, che è anche il più grande, tra l'altro, vogliamo ricordare. No, è uguale. Sì. Non ci crede nessuno. Buono? Tomas è disperato perché vuole assolutamente avere tutte le serie complete di Beverly Hills 90210. Vedi che l'avrei detto, sono brava, l'avrei detto 90210. E vuole assolutamente, aspetta che mi vedo anch'io magari per una volta, vuole assolutamente trovare tutte le puntate di tutte le serie di Beverly Hills 90210. Preferibilmente io in italiano. Preferibilmente. Sto cercando di ostacolare il tutto in modo che lui non le trovi, ma credo che purtroppo le troverà. No, preferibilmente in italiano, però... Va bene anche in inglese. Sì, va bene anche in inglese, sì. Poi vorrei avere quelli in italiano. Brutta perché... Brutta cosa l'astinenza. Io vorrei avere quelli in italiano perché le voci le conosco. Ah. Sì. E io pensare che Beverly Hills non lo conosco, non l'ho mai visto, perché mi ricordo che ero tipo un po' troppo piccola per interessarmi a quelle robe là. Guardavo tipo i cartoni, guardavo lo Zecchino d'Oro, adesso prendetemi tutti guardavi, in giro. Guardavi Holly e Benji? Non guardavo Holly e Benji. Sempre. Quando vedevo Holly e Benji sentivo la musichetta, Holly si allena, cambiavo. No, non arrivavo neanche parando i rigori o quello che era, cambiavo. Oggi Holly si allena parando i rigori. Benji Salena tirando i rigori. Ecco, se arrivavo questo già era tanto, perché evidentemente sfida... ero dall'altra parte della stanza, poi correvo e cambiavo. Senza vincenti. Questa sfiga. Questa sfida. Questa sfiga senza vincenti. Ma ci sta. Fa dei ragazzi. E in realtà io ho visto Dawson's Creek, che mi piaceva un sacco, non mi sono persa una puntata, però non conosco Beverly Hills. Ho visto, mi ricordo, solo l'ultima serie di Beverly Hills, e quindi so solo quello che è successo nell'ultima serie, tutto quello che è successo prima non so niente. Invece mi piaceva un sacco Dawson's Creek. Voi lo guardavate Dawson's Creek? No? Io ero strafissata, mi facevo registrare tutte le puntate con il videoregistratore sulla videocassetta da mio papà, che all'epoca aveva il coso per registrare. Quello facevo io con The Però è illegale, forse non dovrei dirlo. No, come le Keys facevo io anche. Ah sì, tu ti scaricavi anche Beverly Hills? Sì. Bene, ci arrestano tutti dopo questo video. Sono passati 20 anni. Io mi ricordo che c'era una volta alla settimana, tipo il mercoledì o il giovedì, c'era la serata dedicata a Beverly Hills. E tu te li guardavi sempre? Era un film, una volta alla settimana. Ma io pensavo che fosse una roba più da donne, no? Non è una roba da donne. Beverly Hills. Era da studenti, dai. Da... Giustifichiamola così, bene. Era diciamo da gente da scuola, dai. Gente da scuola. Bene, se qualcuno di voi sapesse dove trovare le serie complete, o se qualcuno di voi vuole vendere i suoi cofanetti serie complete di Beverly compro Hills, compro io tutto. Tu li compro tutto. Soprattutto se trovo in italiano, prendo subito. Esatto, grazie. Oh, tremendo. Sì, in realtà la stanza. Freddissima, è gelida. Forse mi muovo un posto meglio. Dai, tu fatti Tomas. Sto già muovendo. Ma adesso io il primo giro. Non era facile, facilitato. Siamo neanche al secondo. Dopo tirami squid. Dobbiamo smaltire adesso. Basta. Entriamo squid. Alla fine i maschietti ne hanno mangiati tre? Sì. Io ne ho mezzo. Stiamo facendo la bicicletta. Brave! Lei è la mia maestra. Sto facendo acqua gin. Anche se penso che dovremmo restare qui fino a domani per smaltire il tiramisù. Ma questo erano due e mezzo. Okay, no, neanche due. Ci vorrebbe un magnum adesso. Però. Ci vorrebbe un magnum, Tomas Pavigi.
Roma americana. Ah, tutto fai tu? No, non ho fatto tutto, adesso faccio solo la testa. Tomas lo manderemo alle Olimpiadi della Clanfa. No, io ti dico anche perché se no comincia ad andare fuori d'acqua. Vale, ma si sa cos'è la Clanfa? No? Solo a Trieste? Solo a Trieste. Ah, solo a Trieste? Sì. Una specie di tuffo. Vai Tomas! A testa. Guardalo, preparazione di quest'atleta che si sta concentrando la sua prestazione olimpica. Si sta già pregustando la vittoria tanto preannunciata. Vediamo quest'atleta che si lancia. Voto ragazzi, voto. 10. Giudice. 11. 10. 10. Io gli do 9,5. 9,5, bravo. E vince il nostro atleta che ha stracciato tutta la concorrenza ed è arrivato a un voto totale di 32, non so, sparo. Bravo. Come si sente ad essere il vincitore dei tuffi? È bello. Ah, grazie. È modesto. Adesso è quasi un momento catartico, lo definirei io, perché stiamo guardando un film che è molto impegnativo, ma direi che comunque, insomma, vale la pena, molto impegnativo, un po' quasi noioso, pertanto intellettuale, però ogni tanto vale anche la pena vedere film, insomma, di spessore, dai, voglio dire. E questo film si chiama Pecore Assassine ed è praticamente una roba assurda. Ci sono questi agnellini che uccidono le persone, quindi non so come andrà a finire, quindi no spoilers se volete vedere Pecore Assassine. Guardiamo insieme un pezzetto. Sei entusiasta? Sì. C'è qui. È figo che si autouccide praticamente. Oh no, questo me la ricordo. Questo me lo ricordo anch'io. No. Non ho fatto niente, non fa niente. Povero coniglietto. Ma povero coniglietto. Ah. Ah sì, sì. Che schifo. Oh mio Dio. Che c'è? Il feng shui di questa stanza è terribile. Aspetta. Non ho idea. Cos'è il feng shui? C'è nessuno? Tipo un... Dio santo. Ora avrei qualcosa di cui parlare in una intervista. Sto per sentirmi male. Beh. Ma chi guida? Sto guidando la pecora! Chi guida? Adesso! Che se lo sono pure chiesto, ma chi guida? Stiamo preparando la cenetta. Questa è la tavola, abbiamo apparecchiato la tavola, messo un sacco di candele. E questa invece è finta, è batteria, le altre sono vere. E poi abbiamo del vino buonissimo, rosé. Abbiamo tagliato un po' di pane fresco, senza ovviamente la mia Coca Zero che non può mancare, grandiosi. E quindi andiamo a vedere come prosegue con la griglia. Siamo tutti qua a controllare, è l'unico che lavora è Max. Lui l'ha detto alla griglia sempre, Max. Oh là là!
Adesso tutti i vegetariani, vergognatevi! Non si fa! Vai Tomas. Profumino è buono, eh? Sembra molto buono il profumino, devo dire. E poi ci facciamo anche il bagno notturno? Sì, eh? Sì? Il minimo. Il minimo? Vediamo com'è l'acqua. Sarà gelida. Ovviamente sarà gelida. Metto un piede dentro per provare com'è. Andiamo comunque dopo, sicuramente andiamo. Ma non è così freddissimissimissima. Non è così freddissima. Alla fin fine può essere fattibile. Vediamo la magia. Vediamo la magia. The magic is going to happen. Voilà. Non si vede tantissimo, non è ancora buio. Non è ancora abbastanza buio. Vedete le lucine? Che belle. Che belle, pupetto. Meraviglioso. Questo l'ho fatto fare io. Tutto. Ah sì, anche le luci? Tutto. Pupetto. Wow. Tutto quello che è piscina. L'unica cosa che mi spaventa sono i pipistrelli che di solito a quest'ora si appropinquano e vengono a bere della piscina, ma sono dettagli. Infatti noi piano piano ci allontaniamo e torniamo nella zona griglia, che non si sa mai. Ieri ho cacciato un urlo, mi sono spaventato un sacco. Ecco, qui mi sento già più a mio agio, con un tetto sopra la testa, diciamo così. Questo è l'ulivo di Tomas, che ha tipo più di 100 anni. Non so se l'abbiamo mai fatto vedere. Sono molto fiera delle riprese di questa videocamera, spero che piacciono anche a voi, perché secondo me è un bel salto di qualità rispetto all'altra. E qui procede, sono arrivate anche le mie Woody Aya, oh là là. Carne pronta, tavolo a lume di candela, abbiamo aperto il vino, quindi cin cin. Andiamo a vedere come sono messe le patate. Sono tutte attorno alla griglia, vuol dire che abbiamo fame. Come sono? Le ho fatte un po' troppo spesse, forse. Guarda questa, no. Guarda questa qua sotto. Questa qua sotto, sono questa. Due. Sì. E una mi sono venute un po' più sottili, una un po' più grossa, ragazzi. Forse la griglia è troppo alta per alcune. Non so, adesso che bella che è la piscina. È più scura, no? È bellissima. Più scuro più bella. Sì. Dopo ti filmo quando fai il tuffo notturno, il pupetto. Ho già giù a piedi. Adesso ho giù a piedi. Mi piace andare giù a piedi. Ah, non ti lanci? No, ho giù con il grande relax. Oh, che bravo. Io ci proverò. Sono già arrivati i pipistrelli e Nicole se ne va in ritirata. Ciao, arrivederci. Eccoci, cenetta pronta, qui abbiamo le patate alla griglia, hamburger, ho già assaggiato un pezzetto, molto molto buono, devo dire molto molto buono. Poi abbiamo 3 Woody Aya e un pezzetto di pane. E buon appetito, ragazzi. Buon appetito. No, questo è quindi un hamburger. Buon appetito, pupetto. Grazie. Buon appetito. Oh mio Dio, è il suo ex fidanzato? Cosa ti è successo? Hai mangiato della carne, Grant? Almeno era organica? Il film è stato assurdo, folle veramente, ma ce lo siamo visto per farci 4 risate e veramente meritava, perché c'è... assurdo, il film più assurdo che io abbia mai visto. Comunque abbiamo riso come dei pazzi. I nostri amici sono già andati a casa perché è tardissimo, quindi anche noi adesso andiamo a nanna. Io mi cambio perché ho ancora il costume addosso, praticamente questo abitino da spiaggia, quindi mi cambio, andiamo a letto. Tomas sta dando da mangiare ai cagnolani e dopodiché appunto ci buttiamo a letto esattamente là. Quindi buonanotte a tutti, fatemi sapere, appunto, l'avrò ripetuto 1000 volte, com'è la qualità di questo video, perché io sono troppo curiosa di sapere i vostri pareri. Vi mando
Un bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, buonanotte.